Perché lì non prova sentimenti di odio nei confronti della
mentre lui lo rappresenta con le ali tese come l'avvetto, perché in fondo è buona, è una persona buona, però non ha avuto la possibilità di volare. E poi con una mano tesa, perché alla fine lui l'ha aiutata, non si è lasciata andare. E quindi si completano. Ti va di leggere una parte di questo? Sì. Magari io cerco di risolvere il problema con la diretta Facebook, ma tu mi stai guardando anche per quello. Aspetta, perché non c'ho un... Ieri hanno parlato. Quella notte, come tutte le altre, negli ultimi 6 mesi, fu l'impresa a prendere sonno. Non potevo chiudere gli occhi e subito nella mia mente si materializzavano quelle immagini. All'inizio non ricordavo tutto, quasi niente. Ogni volta si aggiungeva un particolare al mio ricordo, come se ogni giorno di più avessi deciso di accettare il mostro che ero me. Ero consapevole di quanto mi facessi schifo. Ricordavo lì quella sera, non urlava e piangeva. Piangeva in silenzio, non fece altro che piangere. Ed io l'ascoltai confortarmi, non chiesi aiuto. Perché? Perché non l'ho fatto? Neanche mia madre voleva l'esistenza con mio padre. Cominciò a picchiare e violentare senza dire nulla. Anche lei piangeva, e questo faceva arrabbiare ancora di più mio padre. Ecco perché mi fermai quando la sentii piangere, perché mi ricordai di mamma. E se lei avesse opposto resistenza, cosa avrei fatto? Avrei continuato? Forse sì, come faceva mio padre. E questa è la risposta che ho cercato al mio. Commentiamo. Cosa mi vuoi aggiungere? Sì, diciamo, è il pezzo che io ho scelto per la mia prima presentazione, che è quel cuore di tutto il libro, perché in questa parte c'è un indiano che è consapevole di quello che ha fatto e allo stesso tempo si rende conto comunque della gravità. Quindi lui capisce che ha fatto del male e non è felice di questo, cioè anche aver chiesto scusa non gli basta. E lo paragona in questa parte al padre, cioè lui si paragona al padre. E questo racconta anche, fa capire chi è Emiliano, perché Emiliano è diventato questo, non è una giustificazione assolutamente, però è parte di quello che ha vissuto anche lui, che poi viene approfondito comunque nel nostro. Che poi ancora una volta, come dico sempre, siamo il prodotto dei nostri genitori. Questo libro lo dimostri. Poi arriviamo in realtà ad Emiliano. La copertina l'abbiamo già un po' accennata, quindi possiamo dire che questo è l'approfondimento del primo? Sì, del personaggio. Del personaggio. E invece in questo libro Emiliano che cosa combina? Questo libro racconta tutta la storia di Emiliano, quindi dalla sua infanzia alla fine, diciamo, dove si ferma questo libro, si ferma anche quel libro. Quindi ci sono alcuni passaggi simili, comunque vengono affrontati, però qui sono raccontati dalla parte di Emiliano, mentre qui, come non abbiamo detto, vengono raccontati dal suo punto di vista. Quindi no? Parla Cristian, parla Massimo, parla Gaia. Invece lì è tutta la parte di Emiliano, quindi tutti gli avvenimenti felici e spiacevoli che ha dovuto vivere. Quale messaggio vogliamo trasmettere con Emiliano? Il messaggio principale, senza fare spoiler, è che tante volte le persone prendono delle scelte che a noi non stanno bene, magari ci fanno soffrire, però sono comunque scelte che a loro magari fanno stare bene, quindi il rispetto delle scelte a lui e il coraggio anche di portare avanti le proprie decisioni senza ferire l'altro, quindi è per lo più il rispetto dell'altro. E perché lo dovrebbero leggere? Perché è un po' lo specchio di tante situazioni attuali tra i giovani. Comunque è un libro che parla anche di depressione, parla di malattie giovanili, sono molto frequenti al giorno d'oggi. Infatti, secondo me, può avere due chiavi di lettura: una da parte di un adolescente, magari di un ragazzo da leggere, si può riflettere nel personaggio, esatto, però non ci sono state persone che l'hanno letto, che hanno ringraziato, comunque possono capire magari meglio anche i propri. E chi l'ha letto entrambi? Ha preferito uno o ha preferito l'altro?
Emiliano. Emiliano è proprio il succo di tutto, quindi non lo prende Emiliano. E hai incontrato problemi durante la stesura di questo romanzo? No, direi sì, in realtà l'unico problema che ho avuto, l'unica paura più che altro, se la volevo risultare un po' troppo pesante nella scrittura, perché è un libro abbastanza triste, quindi poteva risultare pesante, però d'accordo lo scritto è giusto. E adesso bene. A cosa stai lavorando di nuovo? Allora, sto lavorando a due progetti, diciamo, in ambito sociale. Quindi una biografia di un ragazzo che vuole raccontarsi che ha avuto una vita molto difficile, e un altro invece racconterà più punti di vista, quindi più racconti, più storie di persone che hanno avuto problemi con la questione di emergenza. Quindi è proprio un... Vogliamo spiegare in chiusura anche cosa vuol dire questo simbolo? Il simbolo è il mio logo, è una S con l'ancora, S di Serafina, l'ancora l'ho scelto come simbolo perché l'ancora è forte, però allo stesso modo si può comunque spostare, cioè può essere fortezza anche per... Te lo sei anche tatuato? Dimostriamolo. Certo. In chiusura, che cosa vuoi aggiungere? Leggeteli. No, che secondo me sono dei libri che molto... una lettura molto veloce, però molto ricchi di spunti proprio per la quotidianità, che sono cose che accadono tutti i giorni. Vabbè, se li volete acquistare Serafina rimane qui con noi, adesso diamo il posto al prolisso. Prego.